Il sequestro temporaneo dell'isola ecologica che era finita nel mirino dei carabinieri del NOE. Ad annunciarlo questa mattina il vice sindaco di Sarno, Gaetano Ferrentino. Mi è stata notificata la disposizione di sequestro da parte del pubblico ministero. Avevamo fatto istanza di dissequestro attraverso un nostro legale, sono state accolte tutte le istanze del comune, il pubblico ministero ha disposto il dissequestro per 90 giorni per poterci consentire di reimpiegare la stazione di via Ingegno e metterla a norma, insomma completare i lavori e ottemperare delle prescrizioni. Sì, ottemperare delle prescrizioni che non abbiamo difficoltà ad ottemperare, anche perché a breve partiranno dei lavori di ampliamento di quella stazione ecologica, questo nell'ottica di potenziamento del ciclo dei rifiuti sul territorio. Cosa veniva contestato in particolare? In particolare veniva contestata l'assenza di un'autorizzazione, che poi paradossalmente questa autorizzazione era il comune stesso a doversela rilasciare, però non era stata rilasciata perché nell'ordinanza che trasferiva al gestore l'utilizzo dell'impianto, l'utilizzo della stazione ecologica, non era previsto lo sversamento di determinate categorie di rifiuti.